Passo la parola a Andrea Sinisi che vi presenterà le slide dei stati generali della città di San Bernardino. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi, siete davvero tanti, è bellissimo. San Bernardino, abbiamo voluto organizzare questa serata in collaborazione con il Gazzettino e il Teatro dell'Archivolto perché San Bernardino è in un momento molto delicato della sua storia. E tra poche settimane sarà anche a nuove elezioni municipali contemporanee alle politiche, visto che il municipio è stato commissariato in quanto mancava una maggioranza. Secondo noi San Bernardino non può permettersi di perdere altro tempo dopo gli ultimi cicli amministrativi. E quindi questa serata è l'occasione per alzare il livello del dibattito, delle politiche sulla nostra città. Dico città perché San Bernardino è una città. San Bernardino è una città per numeri, una città per spazi, una città soprattutto per identità. Come dicevo, alzare il livello a tematiche secondo noi strategiche fondamentali per il rilancio di San Bernardino. Quindi riqualificazione urbana, urbanistica, infrastrutture e rapporto città-porto. Ed è per questo che abbiamo invitato in questa serata docenti universitari, esperti, personalità varie che con la loro competenza possono dare un contributo per costruire il piano per il rilancio di San Bernardino dal San Bernardino di domani. Io cercherò di stare nei tempi e vi chiedo semplicemente 15 minuti di attenzione per lasciare lo spazio ai relatori e a qualche intervento dal pubblico se ci sarà tempo, ma penso proprio di sì, visto che con i tempi ci siamo programmati bene, quindi ci sarà spazio anche per il pubblico. San Bernardino negli ultimi anni è stata definita periferia, un termine che poco ci si addice, comunque sia non è riconducibile a quel concetto di periferia, al passato concetto di periferia, cioè un agglomerato urbano lontano dal centro, un'area geografica marginale. Periferia oggi è un problema di funzioni. Funzioni perse, la fortezza nell'area di Velaste, oppure il mercato pubblico al Campasso. Funzioni confliggenti, la viabilità di scorrimento a mare, le attività portuali, il centro commerciale Fiumara che ha svuotato le nostre vie e impoverito il tessuto commerciale di prossimità. Funzioni traballanti. Da anni l'ospedale Scassi vive nell'incertezza del suo futuro. L'ultimo piano sociosanitario approvato dalla Regione Liguria il 5 dicembre scorso comporterà il declassamento del pronto soccorso dell'ospedale Scassi a punto di primo soccorso, al trasferimento del centro grande studenti dallo Scassi al San Martino. Quindi è prevista un forte dimensionamento del nostro polo ospedaliero. Funzioni servitù che dovevano andare, ma non se ne sono mai andate. Una su tutte è la rimessa in edilizia Valoreti, che con la sua permanenza ha impedito il completamento di quel processo di qualificazione urbana cominciato una dozzina di anni fa con la pedonalizzazione di Via Rolando. E quelle che sono andate via. L'ex biblioteca Galina di Via Cantore, che poi sarebbe dovuta diventare centro anziani diurno, ed invece è diventato l'emblema dello spreco del denaro pubblico. Oppure la nostra spiaggia, che un centinaio di anni fa ha iniziato a lasciare spazio ed essere soffocata dal porto, che ha sancito la fine del rapporto tra San Bernardino e il suo mare. A San Bernardino sono presenti altri grandi vuoti, l'ex area di Via Pacinotti, l'ex manifattura tabacchi di Via Devola, l'ex fabbrica della latte di Via Castelli, tanto per farvi gli esempi. Quindi, la rigenerazione dei vuoti urbani diventa una tematica strategica e fondamentale per il rilancio del territorio. Allora, su tutto ciò, il bando a periferie è un elemento molto importante per il rilancio. 24 milioni di euro sono davvero tanti, ma l'esperienza del POR con l'ex biblioteca Gallino, l'ascensore Cantore Scassi, la pavimentazione di Via Cantore Via Guaranello, ci insegna che se gli investimenti, seppur importanti, non sono inseriti in un quadro di riqualificazione urbana complessiva chiaro, questi possono diventare del tutto inutili, se non addirittura amplificatori del degrado. Nel bando periferie, e potete vedere nello slide un elenco, l'elenco delle opere previste, sicuramente le opere più importanti sono le riqualificazioni del palazzo della fortezza e del mercato borrico. Perché? Perché oltre alle riqualificazioni delle strutture è previsto l'inserimento all'interno di esso di funzioni qualificanti e devono essere anche e soprattutto questi strumenti per il rilancio di San Bernardino. San Bernardino è stata protagonista negli ultimi decenni di un declino socio-economico molto importante, causato da diversi fattori. La fine della grande industria, la massiccia immigrazione sudamericana, l'avvento del porto container, l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale per il recupero del centro storico di Genova che volontariamente o involontariamente ha portato allo spostamento dei problemi a Ponente, quindi a San Bernardino.
quindi e elementi comuni un po' a tutta Genova, quindi il calo demografico e l'innalzamento della media. Tutto ciò ha causato la perdita dell'identità per San Piero d'Arena. Quindi è necessario adesso ridefinire un ruolo, una funzione di San Piero d'Arena all'interno di Genova, un processo socio-economico che ridia slancio a questo territorio che è fondamentale per il rilancio di tutta Genova. Quindi è necessario ridare un'identità a San Piero d'Arena, che ha le potenzialità dentro di sé per rilanciarsi, però queste potenzialità devono essere colte dalle amministrazioni locali. Deve esserci quindi una reale volontà politica. La bonifica del territorio, quindi l'attenzione alle tematiche della sicurezza e della vivibilità, che poi sono le tematiche più sentite dalla cittadinanza perché sono quelle maggiormente incidenti nella vita quotidiana, non può bastare. Serve un quadro di rilancio socio-economico complessivo, quindi anche la difesa e il consolidamento delle positività già presenti. Secondo noi la strada giusta è quella di puntare sulla vocazione del San Piero d'Arena come polo lavorativo e di servizi di qualità. Questo è il riassunto schematico del programma per il risanamento e rilancio di San Piero d'Arena che abbiamo presentato durante l'ultima campagna elettorale a tutti i candidati sindaco. Ma come ho detto prima, oggi vorremmo porre attenzione sulle questioni infrastrutturali, sulle riqualificazioni urbane, di cui abbiamo parlato nella prima parte. Passando alle infrastrutture. San Piero d'Arena è attraversata da quattro arterie, quattro assi viari di attraversamento da Levante verso Ponente. Lungo Mare Cane Strada Mare, via San Piero d'Arena, via Buranello, via Cantore. E da uno longitudinalmente, via Valterfilla e via Paolo Reti. A questi aggiungiamoci gli assi, chiamiamoli così, tangenziali, Sopraelevata e via Perlasca, cioè il lungo Polcevera, la rete autostradale, interconnessa al nodo di San Benigno, la rete ferroviaria e ovviamente l'ingombrante presenza del porto. Nodo di San Benigno, lungo Mare Cane Strada Mare e rete ferroviaria e anche il porto che oltre a Calatavettolo vedrà il completamento del riempimento del Ronco Cane Palibia e lo spostamento di 500 metri a largo della diga foranea sono interessati e saranno interessati da imponenti lavori che condizionano e condizioneranno sia in fase di cantiere sia lavori ultimati il nostro territorio che nuovamente un'altra volta la sua storia in profonda trasformazione. Riassumere una mole di informazioni, dati e criticità che riguardano questi cantieri infrastrutturali in pochi minuti è davvero difficile, quindi noi abbiamo deciso di proporre un elenco delle criticità e dei punti più importanti. Nodo di San Benigno e Lungo Mare Cane Strada Mare sono opere distinte ma strettamente correlate tra loro, anche fisicamente sono una al prosieguo dell'altra. Il secondo nodo dell'otto di San Benigno doveva partire a luglio 2016 ed invece è ancora tutto fermo. Secondo lotto in cui tra l'altro è previsto l'abbattimento della rampa che collega via Cantone Sopraelevata, su quale noi confermiamo la nostra completa contrarietà. Però vediamo a cose ancora più imponenti, direi. Questo è il terminal rinfusa sotto la centrale, sotto la lanterna. L'operazione MSC Spinelli, che hanno rilevato l'80% della terminal rinfusa, comporterà un cospicuo aumento dei container movimentati nel porto di San Piero d'Arena. Proprio per questo, operatori portuali e autotrasportatori hanno richiesto il raddoppio del nuovo varco di San Benigno previsto a progetto, da riservare ai traffici internazionali. E in più il mantenimento del varco Etiopia, che è il varco portuale quello di fronte alla caserma di finanza testiero di Lungo Mare Canepa, che a progetto invece dovrebbe essere eliminato. Ma venendo meno la chiusura del varco di San Benigno, del varco Etiopia, e quindi lasciando la possibilità ai TIR di girare verso sinistra per chi proviene dall'autostrada e girare verso ponente per chi esce dal porto, quindi permettendo ai TIR in entrambi i casi di tagliare tutto il lungomare Canepa, farebbe decadere lo stato di strada a scorrimento veloce del nuovo lungomare Canepa, che è una condizione imprescindibile per il finanziamento di lungomare Canepa da parte di ANAS. Cioè, se non è una strada a scorrimento veloce, ANAS non può finanziare. A tutto ciò aggiungiamoci che, secondo noi, esaminando le carte delle parimetrie di queste opere, ci risulta difficile, se non impossibile, vedere la fine della servitù del traffico pesante di San Piero d'Arena per il città di Capo di San Piero d'Arena.
Ci ha sempre raccontato che fin tanto che le rampe di sponda di collegamento tra la nuova via Pintamare e le sponde del Polcevera non saranno ultimate, i TIR continueranno a passare per il centro abitato. Oggi attraverso la rotonda che è in fondo a Lungomare Canepa, domani attraverso questo spigolo temporaneo. Questa è la perimetria ufficiale di Lungomare Canepa. Ovviamente passando attraverso questo svincolo percorreranno via Monteni, via Avio, Pacinotti, Largo Iussa, via Pieragostini, fino ad arrivare in area Aula Marocchi, che questa è la slide, un'area di proprietà di Ferrovie dello Stato. Andando però a esaminare la polimetria di progetto di sponda sinistra quando verrà ultimata, si può banalmente vedere che i veicoli provenienti da mare non potranno svoltare a destra per immettersi nell'area di Aula Marocchi, nemmeno ipotizzando un nuovo ingresso dell'Alto Marocchi su via Perlasca, che nella pianta non è nemmeno indicato. Noi ipotizziamo il nuovo ingresso di Alto Marocchi in quel punto perché è l'unico punto di quest'area che in cui non c'è interferenza con la ferrovia sommergibile, che è la linea ferroviaria che serve il termine a Messina, quello più a ponente del porto di San Pedro. Ci sarebbe una soluzione alternativa fin da subito. Quindi lasciare percorrere il TIR tutta la viabilità portuale esistente, attraversare il ponte di cantiere sul Polcevera e attraverso l'area Cinva arrivare sul ponte di Cornigliano e da qui permettere ai TIR di entrare in questa benedetta area di Alta Marocchi, ovviamente riorganizzando l'incrocio semaforico sul ponte di Cornigliano e spostando, come abbiamo detto, l'ingresso dell'Alta Marocchi su via Perlasca. Avanzando questa proposta alla passata giunta comunale, che non può subito appunto questa proposta. Nel complesso, Lungomare Canepa, Strada Mare e il Lago di San Benigno hanno come obiettivo quello di sgravare San Pedrene e Cornigliano dal traffico privato da attraversamento e dal traffico pesante, quindi bene l'elemento positivo. Ma dall'altro lato c'è un alto rischio di desertificazione del territorio. Quindi, proprio per questo, diventa di vitale importanza che cosa? Le cose che abbiamo detto prima, riqualificazione urbana e inserimento all'interno del tessuto urbano di funzioni qualificanti. Passando invece alla questione ferroviaria, il nodo di Genova ha come obiettivo la separazione del traffico merci e a media lunga percorrenza da quello cittadino. Cioè, verrà concretizzato quel processo di metropolitanizzazione della ferrovia cittadina. Verrà realizzata la cosiddetta metropolitana di superficie di cui si sente parlare da anni. Quindi diminuendo i tempi di percorrenza sulla tratta e aumentando il numero di interferenti. Ecco, i lavori al nodo di San Pietro d'Arena, che rientrano nel nodo di Genova, questa è una mappa esemplificata del nodo di San Pietro d'Arena, è di fondamentale importanza per il nodo di tutta Genova, per due ragioni. La prima, la linea Campasso-Santa Limbagna, che è quella in alto a destra in marrone, diventerà il principale asse merci per il porto. Questa tratta è interessata da anni da lavori, poi interrotti per via del fallimento del consorzio Eureka e dei punti di numero di corsa tra le varie ditte. Abbiamo preso comunque dalla stampa recentemente che i lavori dovrebbero ripartire a marzo-aprile 2018 per poi terminare nel 2022. Secondo punto, l'altra parte di ferrovia, quella lato Polcevera, lato via Fillac, via Enrico Porto. Questa parte è importantissima perché è proprio in quel punto che avverrà per tutto il nord di Genova la separazione tra il traffico media lunga percorrenza e il traffico cittadino. In prima battuta era previsto uno scavalco, quello che il tecnico viene chiamato salto del montone, ed è indicato da quel punto giallo in alto a sinistra. Poi per questione di tempi da recuperare e di costi è stato stralciato e si opterà per una separazione dei flussi a raso, visto che la tecnologia odierna lo consente. Quello che è certo è che ancora oggi a Campasso ci sono, dopo mesi, se non ormai anni, tre piani di comuni di smarrino davanti alle case. E la stessa situazione probabilmente si ripeterà dall'altra parte di ferrovia, quella lato via Enrico Porro, via Fillac, dove inizieranno opere di lavoro. Inoltre, questa tratta Campasso-Santa Limbagna ha un percorso a un tratto scoperto, che passa a pochi metri, come potete vedere dalla slide, dalle finestre delle case di via Andolino e via dei Landi, alle spalle del Vista Ferri. Le barriere al numero installate di recente, secondo noi, saranno insufficienti per mitigare una così grossa servitù. Quindi secondo noi sarebbe opportuno valutare altre soluzioni di questo tratto. Quasi finito. Paolo Signorini, presidente attuale dell'autorità portuale, ad un convegno a Terrazza Colomba, primo canale, il 23 ottobre, queste sono le sue dichiarazioni, ve le riassumo. Sostanzialmente lui dice che la parte di,
di tracciato ferroviario che era prevista all'interno della città portuale e che doveva permettere quindi l'interconnessione di tutti i terminal del porto di Santa Arena al nodo ferroviario di Genova, non è nemmeno stata in progettazione. Quindi lui dichiara la colpevolezza di autorità portuale del suo ritardo e chiede una mano ad RFI per realizzare l'opera, progettare e realizzare l'opera per rispettare i tempi. Ma il fatto è che sia che si parli di ferrovie, sia che si parli di viabilità, la questione non cambia. C'è una totale assenza anche di progetti su carta di quello che dovrà interconnettere l'interno del porto con il resto di queste opere cittadine che si stanno realizzando, quindi il nodo di San Benigno e il nodo ferroviario di Genova. Da qui le nostre più che fondate preoccupazioni se queste opere decreteranno davvero la fine della servitù di Santa Arena nei confronti del traffico pesante. Perché il problema sta proprio qui, cioè le imponenti opere cittadine che sono un servizio per Genova sono una grande servitù per Santa Arena. Cioè Santa Arena per fortuna prima e purtroppo oggi è il nodo nevralgico di tutta l'asse viaria di Genova del nord-ovest. Ci stanno ricadendo addosso tutte le possibili ricadute negative di quella che può essere definita un'area cerniera. Quindi, secondo noi è necessario istituire un tavolo di confronto in cui vengano coinvolti tutti i soggetti, autostrade, RFI, ANAS, autorità portuale, comune, regione, a cui possono partecipare i cittadini e negoziare compensazioni urbanistiche, proprio andando a compensare questa bilancia servizi e servitù. In tutto questo, come ho detto fino adesso, aggiungiamoci lo spettro del possibile trasloco dei depositi chimici di Superba e Carmagnani sopra la terra. Appurato che da Molteno verranno spostati e nemmeno spostati nel porto Petroli, noi abbiamo fatto un gioco su mappa nuova. Se i depositi chimici verranno spostati sopra la terra, questi interesseranno nel raggio di 800 metri un'area che su base anno coinvolge milioni di persone. Milioni di persone tra passeggeri traghetti e crociere, traffici portuali in genere, il nodo di San Benigno, il sito direzionale VTC MSC e l'area più elevante di San Pier d'Arena, cioè quella tra Piazza Paradino, via Petrochiesa. Senza contare che due anni fa l'ammiraglio Giovanni Pettorino, ex commissario dell'autorità portuale, dichiarò che questa collocazione non è compatibile per ragioni di sicurezza della navigazione in quest'area di porto. Quindi mi viene a dire di cosa stiamo parlando. Concludendo, ultima slide. Secondo noi è prioritario che si prenda atto che riqualificazione urbana, rigenerazione dei vuoti urbani, progettazione dello spazio pubblico, inserimento di funzioni qualificanti nel tessuto urbano di Santa Arena sono fondamentali strategici per il suo bilancio. È fondamentale che ci sia chiarezza sugli sviluppi, sulle eventuali modifiche progettuali e sui tempi di cantieri infrastrutturali sui quali ad oggi vige una totale incertezza. È opportuno l'istituzione di un osservatorio, come ho detto prima, in cui si debba discutere le compensazioni urbanistiche di queste grandi opere, a cui i CRD possono partecipare, e infine è necessaria l'elaborazione di un piano complessivo della viabilità di tutta Santa Arena, vista la contemporaneità di queste grandi opere, e non solo, anche un nuovo piano della sosta per andare a compensare quelle centinaia di posti auto persi con le pedonalizzazioni di via Rolando, via d'Aste e la perdita del controviale di Lugo Mare Canale. Quindi bisogna fare in modo che queste servitù diventano non nuovi ostacoli per il rilancio di Santa Arena, ma opportunità di rilancio di un territorio che conta 44.000 abitanti, che rappresenta il principale nodo infrastrutturale logistico della città e che porta più di un terzo del PIL cittadino. Quindi rilanciare Santa Arena significherebbe rilanciare il sito. Ringraziamo Andrea Sidisi e le officine Santa Arena per questo lavoro fatto, che è un lavoro imponente, direi.